Ecco, quando piove casca una montagnata, guarda là, ammappa tu, fammi che la piano piano. Allora, l'acqua di fossata, l'acqua di fossata. Questo è uno dei palloni principali, guarda, 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 guarda. Qua è bello venirci quando piove, perché l'ultima pioggia che c'è stata non ha mai saturato questo vallone, quindi adesso è caduto il fogliame è tutto vattato, ma qua appena che piova porta via tutto questo fogliame e quindi il fondo qua del vallone emerge ancora di più. Guardate qui, un po' di allenamento. Certamente qui il percorso richiede uno sforzo fisico, soprattutto delle gambe, che si devono piegare qua quasi a 360 gradi. Qua vedete, sono sceso da qui, lì scendiamo anche qui, guarda, va, venga, scende proprio, ah, ecco qua, un'altra colpa, brutta, si è aperta, vedete, quando dice la natura è piccola, ma sembra una grotta se n'è aperta. Immaginiamo un po' questa qua, 1000 anni fa, sicuramente era più profonda. Vabbè, andiamo qui, qui. Ah, a proposito, quando si scende il pallone, allora io per dimostrazione sto attraversando l'epicentro, il centro. Però, per chi non è esperto, è più consigliabile qui costeggiare qui, però anche nel costeggiare ci vuole massima prudenza e piedi, sì, piedi allenati, perché qua le gambe, i muscoli, il menisco, la tibia, la colonna vertebrale subiscono una continua flessione e fatica che non ve la immaginate. Quindi qua è come giocare a pallone, di tutto di più peggio. Ecco, scendo,